parlare brevemente. Sì, la realtà della famiglia chiaramente deve essere sostenuta ed aiutata, perché i problemi sono anche all'interno della famiglia. Si accennava al fatto anche tante volte il disabile, il diversamente abile, i bisogni che ci sono, ma anche le istituzioni devono sollevare, aiutare, sostenere. Però pensiamo cosa significa un ammalato in una famiglia, un ammalato cronico, se le istituzioni non si rendono presenti e via di seguito. Come può una sola famiglia, con questa crisi economica che abbiamo, con mancanza di lavoro, via di seguito, tutte queste cose, un disagio c'è a livello delle famiglie. Cosa possiamo fare noi? Semplicemente, non semplicemente una consolazione dello spirito, ma innanzitutto l'intervento operativo, fattivo, di sostegno anche a qualsiasi livello, perché altrimenti non è che si salva ogni cosa elevandoli in alto, se non ponendo una leva anche che sostiene questo cammino della famiglia. Si fa qualche cosa anche nella realtà nostra della parrocchia, hai accennato anche delle croci che ci sono. C'è tanto disagio. C'è anche disagio anche abbiamo. Realtà. Attualmente abbiamo qualche tunisino anche che ha bussato anche alla nostra casa, in uno di questi. Quanti ospiti accogliete? Sono stabili una ventina, sono 20. E sono anche quelli che vengono anche per il pranzo. Abbiamo, ringraziamo il Signore, Dio provvede sempre, come si fa ad andare avanti non ve lo so dire, fatto sta che ancora nessuno è morto di fame, è vero, come si suole dire, c'è il sostegno, c'è, non lo so come avviene, ma c'è, io posso constatare. Anche Padre Pio ogni volta che gli prospettavano i problemi per la delegazione a casa sollevò sofferenza, diceva preghiamo perché Dio ci aiuterà, sì, e poi puntualmente si tocca con mano, è un miracolo, una grazia di Dio. E sostenere anche questo disagio, aiutarlo, portarlo avanti, chiarificazioni, dialoghi, comprensione, sostegno anche attraverso il CERT, anche se non abbiamo tossicodipendenti, non ce ne sono, nemmeno alcoliste, non li possiamo tenere per la condizione anche della casa, porta aperta noi abbiamo. Sì. Tu ci sei stato, sì, ci sono stato, quindi anche questo insomma è un importante punto di riferimento. Io la ringrazio molto e faccio sempre voi e vi auguro buona preparazione ancora alla Pasqua del Signore e buona settimana santa, perché ancora abbiamo questa settimana, sì, poi domenica prossima, Domenica delle Palme. Quindi invitiamo tutti intanto venerdì alle 19:30 con partenza dalla Chiesa del Santissimo Salvatore della Torre. Sì, padre Giuseppe. Grazie. La ringrazio. A voi.